Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista, e questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macrolibrarsi. Ti leggerò ogni volta tre pagine tratte da uno dei nostri libri più belli e che hanno cambiato la vita a migliaia di persone, per ispirarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te si intitola Succede sempre qualcosa di meraviglioso, di Gianluca Gotto. A tutti può capitare almeno una volta nella vita di perdere tutto o averne quantomeno la sensazione. Qualcosa non va come abbiamo pianificato, i nostri sforzi si rivelano vani rispetto all'obiettivo che ci eravamo posti, oppure il semplice venir meno di qualche nostra piccola certezza ci porta a sentirci sopraffatti. Perdiamo la strada, o meglio diventa difficile trovare l'energia e l'entusiasmo per percorrere quella parte un po' dissestata che ci si presenta davanti. Smettiamo di desiderare e la nostra vita appare priva di entusiasmo. Questa è anche la storia di Davide, un ragazzo che vede sgretolare davanti a sé tutti i suoi punti fermi. A venire in suo aiuto c'è Willy, un personaggio fuori dal tempo che gli insegna un modo alternativo per affrontare la vita. In ogni singolo accadimento c'è una lezione da imparare che, se colta e guardata da un'altra prospettiva, apre le porte verso un nuovo avvenire ricco di gioia e forza. La curiosità si riaccende e tutto magicamente può ritornare a fluire. E guardandoti indietro scoprirai che quell'ostacolo è stato la tua più grande benedizione. Succede anche a te di non riuscire a dormire tanto? Allora buon ascolto. Allora, dove dobbiamo andare? Non dobbiamo andare da nessuna parte. Non siamo obbligati da nessuno a fare niente. La domanda giusta è: dove vogliamo andare? Lo guardai storto. Era prima mattina e già stava provando a spazientirmi. Non lo so, Willy, dove vogliamo andare? Lui fece quella risata che ormai mi era familiare, quel suono di pura gioia. Poi uscì dalla guest house senza rispondere. Lo seguì chiedendomi in quale situazione assurda mi stessi infilando. Willy svolto subito a destra e prese la strada che scendeva verso le vie trafficate di Dalat. Lo raggiunsi e iniziamo a camminare fianco a fianco. Quel giorno indossava una camicia scura e una giacca marrone. Aveva la solita collanina di perle marroni e le mani erano sempre dietro la schiena. Faceva molto freddo, nonostante la giacca. Lui comunque appariva sereno come un uomo che passeggia dopo pranzo in una bella giornata primaverile. «Non è proprio così», ammisi. «In realtà mi piace dormire. Solo negli ultimi mesi mi è successa questa cosa, di non riuscire a dormire oltre le 4:30. E nonostante il jet lag, mi sta capitando anche qui». Si voltò verso di me, attentissimo a valutare la mia espressione. Quando ti puntava addosso quei suoi occhi neri, sembrava che per lui non esistesse altro. Era totalmente concentrato su di te. «È la tristezza», sentenziò. «La tristezza? Già!» Arrivammo in fondo alla ripida strada e svoltammo a destra, lasciandoci alle spalle il suono degli uccellini e la fitta vegetazione per immergerci invece nella parte più popolosa di Dalat. Sui marciapiedi c'erano già alcuni venditori che sistemavano le loro bancarelle, pronti ad affrontare contrattazioni e attese. «La tristezza? Che significa? Hai dei problemi ai polmoni ultimamente o alla gola?» mi chiese in tutta risposta. Lo guardai con attenzione per capire se fosse serio. La giornata stava già prendendo una piega assurda ed eravamo solo all'inizio, ma ciò che più mi lasciò perplesso fu che effettivamente da diverso tempo soffrivo di quella tosse per cui il medico mi aveva prescritto delle pastiglie alla menta. «Un po' di tosse secca». «Ecco», disse Willy, sottolineando con un gesto delle mani il fatto che aveva ragione. «E che cosa c'entra la tristezza? In alcune zone d'Oriente, specialmente in alcune regioni della Cina, si pensa che svegliarsi tra le 3 o le 5 del mattino voglia dire che dentro di te ci sono tristezza e dolore.
quando non ne sei pienamente consapevole, il tuo corpo ti sveglia per dirti: «Oh, che succede? Reagisci!» Rise di gusto, come se mi stesse raccontando una barzelletta. «E la tosse che c'entra?» È l'altro segnale. Qualsiasi problema ai polmoni o alla respirazione indica, in generale, che sei molto giù di morale, forse persino depresso. Infatti, la cura, sempre secondo la tradizione cinese, è basata su esercizi di respirazione. Chiuse gli occhi e si fermò in mezzo al marciapiede. Poi iniziò a respirare profondamente, seguendo con i palmi delle mani il movimento dell'aria che entrava e usciva dal suo corpo, dal naso ai polmoni alla bocca. Mi vergognai per lui, ma poi notai che la gente intorno passava senza degnarlo di uno sguardo. Se lo avesse fatto per le strade della città in cui vivevo, sarebbe stato bersagliato dalle occhiatacce di chi lo prendeva per pazzo. «Sei triste, Davide?» mi chiese aprendo gli occhi all'improvviso e puntandoli nei miei. «No!» dissi secco, mentendo. «Perché se tu sei triste, sono triste anch'io», rispose senza nemmeno prendere in considerazione la mia risposta. «Io voglio che tu sia felice, così sarò felice anch'io». Distolsi lo sguardo imbarazzato. Era normale dire una cosa del genere a una persona praticamente sconosciuta? Quale responsabilità mi stava dando? Cercai subito di spostare il discorso altrove. «E se mi svegliassi ogni notte a luna?» chiesi in modo provocatorio. «Fegato», rispose lui prontamente. «Fegato? Già, un segnale che indica una grande rabbia repressa. Alle persone frustrate capita di svegliarsi tra l'una e le tre di notte e spesso hanno problemi al fegato». Riprendemmo a camminare. «Mi dispiace, ma io non riesco a credere a queste cose. Lo hai detto anche ieri sera e lo ribadisco anche ora. Va bene, non è mia intenzione convincerti di nulla». Restai in silenzio per un po', riflettendo su quelle parole. Guilly intanto salutava chi ci veniva incontro dicendo qualcosa come «Sin ciao». O almeno così pareva a me. Immaginai che fosse il saluto vietnamita. Alcuni ricambiavano amichevolmente e gli rivolgevano una domanda a cui lui rispondeva con quella sua voce profonda. A quel punto, sia Guilly sia l'altra persona ridevano e poi si congedavano con un cenno della mano. Altre persone sembravano positivamente stupite dal saluto che ricevevano e ricambiavano ripetendo le stesse parole o lo stesso sorriso. Mi chiesi se lui le conosceva o semplicemente stesse salutando chiunque incrociasse il suo sguardo. «È che non c'è una spiegazione razionale a quello che hai detto», insistetti. «È vero», convenne. «Se non c'è una spiegazione razionale, allora io posso credere a qualsiasi cosa». Guilly rise. «Eppure, quando una persona è arrabbiata o invidiosa, si dice che si stia mangiando il fegato», riprese. «Sì, ammisi, qualcosa del genere, che hanno il fegato consumato». Rise ancora. «Vedi, certe cose le capiamo istintivamente, senza bisogno di spiegarle, senza dover cercare un motivo. Da sempre l'uomo associa la frustrazione a problemi al fegato. Eppure, se a te non lo conferma uno scienziato, non ci credi». Ecco, Gianluca Gotto in questo meraviglioso libro ci offre la possibilità di fare un viaggio all'interno di noi stessi. Proprio già nel titolo di questo libro, Succede sempre qualcosa di meraviglioso, ci preannuncia proprio il fatto che dalle difficoltà possiamo veramente trarre spunto, semplicemente a volte cambiando il nostro sguardo, la nostra prospettiva. Quindi se sei qui è sicuramente perché hai deciso di assecondare il richiamo verso qualcosa di più grande, e forse ora bisogna solo avere il coraggio di proseguire su questa strada. Ma come sempre voglio andare a leggerti le recensioni di chi il libro lo ha già letto. E vorrei proprio iniziare da Stefania. Dice: «Bellissimo questo romanzo, porta piano piano a vivere assieme al personaggio del libro le problematiche e le risposte che si trovano a mano che si prosegue. Interessanti i messaggi che arrivano, scrittura scorrevole, si legge volentieri, difficile non finirlo in pochi giorni, intenso e piacevole il viaggio in Vietnam». E poi Gladys dice: «Consigliato, è pazzesco questo libro, se stai passando un momento difficile della tua vita
ti aiuta davvero a superarlo. E nel salutarti voglio ringraziarti per avermi ascoltata in questo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e il benessere delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco bio shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire gli altri libri del cambiamento, il link è macrogo.to/podcast. E noi ci risentiamo alla prossima puntata per scegliere la versione migliore di te.